Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video e in questo video voglio farvi vedere come realizzo le palline da attaccare all'albero fatte a unicorno. Allora, ho trovato un video ispirazione su Facebook, scorrevo la home, mi capita sto video dove insomma c'erano ste mani che creavano ste palline, io così. Cioè, Dago, l'amica mia mi fa: me la fai, ti prego, io. Subito ho preso la palla al balzo, poi ho visto che la primavera era venuta carina. Allora ho detto: beh, ci faccio un video così condivido con le mie gnappe questa scoperta, perché so che a tantissime di voi vi piacciono gli unicorni. Niente, nel video vi spiego come si fa, vedrete le mie mani, ma vi spiego, non ho messo la musichetta, quindi vi dico tutto l'occorrente, tranne per questi che sono i cartoncini che ho usato, però ve l'ho fatto vedere un po' arrotolato, non so se si è capito. Allora, so cartoncini che si comprano dai cinesi o penso in cartoleria. So cartoncini de gomma. E questi qua monocolore l'ho pagati 80 centesimi. Questi glitterati 1,50 euro. Allora, fammi un po' vedere se c'è scritto qualcosa. Si chiama gomma crepla. Gomma crepla. Madò, sta parola non scioglilingua, non l'ho mai sentita, crepla. Gomma crepla, infatti è tipo una specie di cartoncino di gomma, parlano i tappetini che te butti per terra quando devi fare yoga o comunque esercizi da palestra. E niente, quindi poi dico tutti gli ingredienti. Ve faccio vedere. Ah! Mi sono rivista. Oddio, mi sono rotta un piede. Mi sono rivista il video del. La parte del video mentre creo sta palletta, insomma. E si sentono tutti i rumori con le mani. Cioè, questo sarà tipo un video super apprezzato dai ragazzi che gli piacciono i video ASMR, perché sentono tutti i rumori strani, cose così. Infatti ci pensavo, dicevo, beh, c'ho un futuro in questo mondo. E vabbè, a parte sta cazzata. Beh, volevo far vedere le palline che ho creato io, perché nel video vedete solo questa qui che l'ho creata con voi. Insomma, questa è la mia prima, è la mia seconda creazione. No, è la mia terza creazione, però l'ho fatta con voi nel video. Allora, questa è Deborah. Vi dico i nomi che ci ho messo dietro, perché questa la devo regalare a mia sorella. Però voi, in base ai nomi, mi dite qual è quella che vi è piaciuta di più. Allora, questa è quella di Deborah, oro e fucsia. Un'altra premessina, c'hanno gli occhi un po' strabichelli perché ho un problema nel disegnare gli occhi di ste palle, quindi gli occhi sono tutti diversi tra loro e sono tutti un po' strabichelli, però non ci fate caso, insomma. Cioè, stavo a dire una battuta infelice. Vabbè. E quindi niente, questa è Deborah. Poi, questa è per mia sorella Giada, che me l'ha chiesta, è l'unica che si è scelta il colore perché ha detto: io ho l'albero argento e blu, quindi la voglio argento e blu. E insomma è questa qua, Giada. Poi c'è questa che è ignota, ignota perché è l'unica senza nome, quindi se vi piace questa scrivete ignota. Perché questa non la devo regalare, quindi me la terrò. Ne farò sicuramente altre la prossima settimana, però insomma, questa me la tengo. Magari le altre che farò poi le regalo, però questa me la tengo. E quindi se vi piace quella è ignota. Questa è la prima in assoluto che ho fatto, era diciamo una prova e me la sono tenuta io. Infatti dietro c'è scritto mia, questa è la mia. Poi questa qua è per mia nipote Melissa, fatta così. C'ha sta orecchietta un po' più lunga, però non fateci caso. Così, poi abbiamo Maria che è quella per mia madre, tutta completamente rosa. Poi avevamo questa qua per Elisa che gliel'ho fatta con i colori Frozen, diciamo del regno del ghiaccio, c'ha cioè il suo unicorno così. Questa c'ha le orecchie un po' a volpino. E non a caso lei ha un volpino, però vabbè, insomma, magari gliele faccio un po' più piccole. C'ho la pallina di Dumbo. E poi c'è questa qua che è per Naomi ed è l'ultima. E niente, magari non sembrano nemmeno unicorni, però non ci fate caso. Ok, siete pronti? Vi lascio il Prendo video. la scocca della pallina. Se voi trovate la pallina, insomma, tutta chiusa, però col buco qua, e aprite il piroletto, è anche meglio. Io non l'ho trovata.
dobbiamo andarci a mettere i brillantini. Solo che servirebbe la viniliga, la colla Vinavil, dilungata con un po' d'acqua, ma la mia non funziona. Cioè, nel senso, si è seccata la punta e anche infilandoci, che ne so, uno stuzzicadente, una forbice, una cosa, non va. Quindi useremo un metodo alternativo, ossia lo smalto. Allora, potete usare anche una colla, però, boh, mi sento più ispirata dallo smalto. Quindi, con uno smalto vecchio, insomma, che funziona, però che non usate più, andate a cospargere la parte trasparente della pallina. Ovviamente pezzo per pezzo, perché si asciuga subito. La faccio oro, quindi io metto un po' di brillantini oro al suo interno. Dico, i guanti sono un po'... E poi inizio a shakerare, così la parte dello smalto si colora tutta. Così. Poi andiamo a prendere altro smalto. Poi mettiamo altri brillantini, rishakeriamo finché non coloriamo tutta la pallina. Certo, qua colla se saremmo sbrigati prima, quello sì. Vabbè, se lamentiamo. Ok, shakerò di nuovo. Shakerò. Ok, le due estremità colorate, come vedete, brillano un sacco. Adesso vado a chiudere la pallina, cercando di far combaciare il piroletto. Ok, come vedete. Allora, come secondo passaggio, noi prendiamo del DAS e andiamo a modellare il corno, tipo dei corni fatti così. Allora, io non so brava, infatti sono venuti tutti più o meno strabici, però poi colorandoli, insomma, si salvano un pochettino. Io ho usato il DAS, che è una pasta, ve la conoscete tutti, e se la lasciate all'aria con un po' di ore si asciuga, quindi diventa così. Se no, se siete brave, potete usare direttamente il fimo e quindi verrà un lavoro fatto sicuramente meglio. Mi scuso per tavolo zozzo, ma io non ne devo fare solo una di pallina, ne devo fare tante, perché ho promesso a tutte le amiche mie. Quindi trovate tavolo zozzo, dei rimasugli, dei pallette che ho fatto prima. Devo aspettare, la faccio vedere. Ho detto l'ho messa un secondo e l'ho persa. Ah, eccola, ho fatto questa qui a mia sorella, però mi è venuta una mezza volpina piuttosto che un unicorno, perché c'ha sti occhi un po' allungati. Però insomma, vedete, prima ho fatto questa, quindi i residui sono le orecchie. Allora, all'inizio io avevo preso le tempere per colorare il corno, tipo come in questo caso. Poi l'ho ripassato dei brillantini, di smalto brillantinato, al che poi ho deciso di colorare direttamente i cornetti con lo smalto, come ho fatto in questo caso, perché risparmiate tempo, sicuramente avete più colori, perché di smalto avete pure i metallizzati come questo qua, e mi trovavo più comoda sinceramente, quindi le tempere le ho abbandonate. Non so bene che colore metterci il corno, penso di metterci questo qui con rosa, se no forse questo, ci metto questo qua, o questo, penso questo, perché le orecchiette le faccio rosa. Oddio, non lo vedete perché c'è i guanti, questi guanti sono un macello. Sto corno qui, così faccio le orecchiette rosa e qua intorno ci metto tutte pietrine rosa. Di colorare la parte sopra qua oro, o perlomeno dettagli, dei riflessi oro, perché sto smalto non colora niente, però è già un qualcosa. Quindi c'è sia il rosa che l'oro. È un macello con i guanti, raga, ve lo giuro. Anche quando facevo le unghie non ci ho mai lavorato con i guanti. Mo sfumo pure un po' di viola, così si smorza. Che di qua. Smorziamo un po' sto viola. Guarda che tipo attack. Ok, fermi tutti, fermi tutti, questa è incolla. La metto qua. Vedete questa come è incollato subito. Vi faccio vedere gli adesivi che ho preso. Ho preso questi qua, che sono cuoricini rosa di diverse misure. Poi ho preso questi qua. Non dite niente, vi prego, sulle farfalle le butterò. Cioè, guardate, bruttine queste farfalle, maledette. E poi ho preso, aspettate, questo è vuoto, perché sono questi qua. Questi qua fucsia, tutti grossi, e questi qua azzurri,
aspettate, un macello, oddio oddio aiuto, e questi qua azzurri. Ora vado ad usare sulla pallina questi gialli e questi rosa. Qua c'è il giallo. Poi ne prendo uno di taglia media e lo metto qua. Di taglia media e lo rimetto qua. Insomma, paralleli. E qua vado a riempire con le perline più piccole. Se io prendo un po' di smalto glitterato, lo metto qua. Così. E poi prendo altre stanze di piantine. Faccio così. Effetto esce fuori. Effetto esce fuori. Bello! Mi piace un sacco. Mi piace tantissimo, guardate che bello. Vero? Voglio provare a fare anche la parte rosa glitterata. E come avete potuto vedere, col corno vi potete sbizzarrire come volete. Sia con le tempere, sia con gli smalti, sia con l'univosca, sia con i brillantini. Cioè, è fighissima questa cosa. Guardate che bello. Cioè, poi considerate che io mi vado a fare le orecchiette rosa, eh. Quindi è tutto rosa e oro. Poi, guardate che bello. Non sono capace a fare. Niente, sto pennarello è morto. È morto, ma l'ha fatto. Però, intanto che è morto, io lo userei per disegnare una linea guida. Così riesco a capire più o meno quanto li faccio storti. Infatti già un po' storti, aspettate. Forse così. Fermi tutti. Non sembra manco esageratamente storti, eh. Guardate quanto è bello quel corno. Allora, devo prendere un univosca più grosso, perché questo è morto. Quindi, arriveranno gli occhi da volpe. Facciamo così. Oddio, già sto a fare casino, lo sento. Facciamo così. Casino. Sto occhio stabile. Allora, aspettate, provo a fargli qualcosa. Vado, c'ho sto occhio con queste cigliette. Mi pare una cornata in arena. Mamma mia, questo occhio, che disgraziata che sono. Pure letti sui corni. Vabbè, c'è un occhio strabico. Si sapeva. Me l'aveva già annunciato. Adesso con un foglio di cartoncino, che non è carta, cioè cartoncino di carta, è un cartoncino particolare che trovate dai cinesi. Tipo tutto questo l'ho pagato 80 centesimi. Io vado a tagliare un rettangolino. E generalmente questi qui li trovate anche glitterati. Ora, adesso lo chiudo su se stesso, schiaccio questa parte, metto la forbice qui e taglio. Adesso con questi due quadratini andiamo a fare le orecchie. Ok, ovviamente, cioè, io faccio tutto alla meno peggio, non so brava, sicuramente voi sarete più, sarete più bravi di me e vi verranno meglio. Allora, più o meno sono soddisfatta, vado un po' a stondare la punta, che... insomma, vorrei, l'idea sarebbe quella di un unicorno, ma non vorrei un elfo. E niente, stondo un po' la punta. La faccio un po' così, un po' storta, vabbè, un po' così. Vabbè, dipende da tutte queste cose e di manualità, dipende da quanto siete bravi. Io non è che sono molto brava, però so carine idee. E dico, vabbè, condivido qualcosa insieme a loro, quindi facciamo questa cosa. Però fondamentalmente riconosco di non essere brava. Vabbè, più o meno così. Ora, guardate, questa è venuta proprio mozzata. Mi viene mozzicata, ecco. Ok, quindi queste sono le orecchiette. Allora, vado a fare la parte interna del bianco. Tipo così. Solo che non mi soddisfa che è bianco e basta, quindi lo andiamo a fare oro con i brillantini. Anche di qua. Guardate. Ok, così è più dritto. Poi quanti, raga? È un macello. Col pennellino vado a mettere un po' di colla qua sul bianco. Prendo i brillantini di prima e ce li butto sopra. Così l'orecchietta verrà anche un po' brillantina da oro. Ora, aspettate, uso il mignolo perché
potrei pentirmi di usare l'indice. Ce lo vado un po' a raschiettare così. Così non è propriamente oro, però c'ha un po' di oro. Qua ne aggiungo un altro po'. Tipo così. Bello. Altro oro. Così. Riuso il mignolo. Così. E quindi niente, abbiamo le orecchiette fatte. Adesso attacco la colla a caldo e le andiamo ad incollare. Pistola a caldo. Quindi vado a mettere la colla lungo il bordo. E poi prendo la pallina. Zacchete. Adesso faccio la stessa cosa con l'altro orecchio. Quindi riprendo l'orecchietto, riprendo la pistola a caldo, passo la colla lungo il bordo, in questo modo, e poi zacchete, attacco anche questo, così. Le orecchiette sono messe, adesso vado a mettere il cosino e vado a scrivere dietro il nome. Visto che questa pallina è per mia sorella Deborah, scriverò Deborah. E voilà. Il video è terminato, io spero di essere stata utile in qualche modo, se magari vi sono piaciute, cioè, e le rifate, sono contenta. Taggatemi magari su Instagram, così mi vado a vedere le vostre, perché ok, a me mi piace mettermi in gioco, ogni cosa che esce di queste cose tipo Art Attack, bricolage, gnappa rapporto, però sono consapevole pure che non è che so che ho tutta sta gran bravura, però insomma è stato divertente farle, me ce sono chiusa, me ce sono invasata e volevo condividere questa cosa con voi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è quella che mi è venuta meglio tra Giada, Maria, Deborah, Melissa, Naomi, Elisa e Ignoto. Fatemi sapere, insomma. Io poi semmai in qualche storia su Instagram vi mostrerò le altre che farò in questi giorni. E spero comunque di essere stata di compagnia, se non ve frega di queste palline. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!